La casa editrice nasce nel 1978 e quest'anno sono appunto i 40 anni di edizioni. Abbiamo un catalogo che supera i 400 titoli. Allora, la casa editrice è esordito con uno dei primi testi, se non addirittura il primo testo di interpretazione nella letteratura tolkieniana. Si parla dei primi del 1980 come edizione proprio curata. Da allora siamo cresciuti anche nei settori e nelle collane. Abbiamo tre settori di specialistica noi. Hanno tutte un filo conduttore comune, che è l'evoluzione dell'uomo dal punto di vista spirituale alla ricerca della realizzazione di sé. Abbiamo citato appunto la letteratura fantasy, che è il nostro cavallo di battaglia in chiave letteraria, ma non solo, tocchiamo anche letteratura contemporanea, poetica. Siamo specializzati in Tolkien, ma possediamo anche testi su Lovecraft, Howard e via discorrendo, oltre che autori esordienti. Vero cavallo di battaglia però sono i saggi di storia. Saggi di storia basati su Roma antica e soprattutto storia medievale. Il nostro socio e autore di numerosi testi, nostra collana, è il celebre medievista Franco Cardini, di cui quest'anno abbiamo appunto editato la nuova edizione del De Laude di San Bernardo di Chiaravalle per i 900 anni dalla fondazione dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio. In questa collana storica i nostri cavalli di battaglia sono due: la collana dell'esercito romano di Giuseppe Cascarino e tutta la collana dei testi di rievocazione della scherma storica. Una terza collana, molto importante, invece è dedicata all'Oriente, con testi dedicati all'Islam, all'induistica e al Giappone, con la filosofia Zen. Tutte le nostre edizioni, questi tre filoni, si dividono in sette collane, come Orientali appunto, che si occupa dell'Oriente, gli archi, che si tratta dei testi di saggi di storia o comunque testi filoni principali, fantasia, che si lega appunto alla letteratura fantasy e via discorrendo. Molto importante è una nostra collana, Dominus Dixit, che si concentra sui testi di saggistica, patristica, apologetica della religione cristiana, sia cattolica che ortodossa.